Arriva da Carlo Borghetti la prima voce critica o quantomeno dubbiosa sulla scelta di affidare la gestione dell'ospedale Cantù di Abbiategrasso a un'azienda privata. La proposta è stata discussa un mese fa da sindaci, forze politiche e associazioni del territorio e ha trovato un consenso unanime. L'idea è quella di replicare l'esperienza dell'ospedale di Suzzara in provincia di Mantova. Borghetti però crede che non fare altri tentativi con Regione Lombardia sia un fallimento. Sono stato alla serata pubblica ad Abbiategrasso in cui si parlava dell'esempio che a Suzzara è stato applicato di dare una struttura pubblica in gestione a un operatore privato. È una soluzione che potrebbe essere perseguita anche ad Abbiategrasso. Certo però significherebbe il fallimento totale del servizio sanitario regionale pubblico. Proviamo ancora a chiedere a Regione di investire in termini di risorse, in termini di personale, in termini di reparti di servizi su Abbiategrasso. Io darei un ultimatum a Regione Lombardia. Se si può, è bene rilanciare Abbiategrasso dentro alla SST Ovest Milano, dandogli precise funzioni e precise prestazioni e personale. Altrimenti si può valutare una soluzione alternativa. Il consigliere regionale del PD è intervenuto in una serata sulla sanità regionale all'Ideal di Magenta per parlare anche delle liste d'attesa che durano 2 anni per effettuare una TAC o esami oculistici al Fornaroli o al Cantù. Anche su questo tema ha incalzato la giunta regionale. In questa regione purtroppo ci sono tantissime visite ed esami per i quali i cittadini devono aspettare troppo tempo e questo succede da troppo tempo ormai. Succedeva prima della pandemia, succede anche adesso dopo. Bisogna rivedere il governo dell'offerta pubblica e privata. Cosa vuol dire? Vuol dire che va benissimo che gli ospedali privati facciano le loro prestazioni, ma nel momento in cui le fanno con i soldi della regione, cioè con i soldi nostri, devono stare a una programmazione pubblica. Lo dico con una battuta: anche la cataratta, piuttosto che delle prestazioni che sono meno remunerative, devono essere fatte dal sistema privato così come le fa il sistema pubblico. E quindi serve che Regione Lombardia cambi il modo in cui programma queste prestazioni. Il privato deve concorrere ai bisogni di salute dei lombardi innanzitutto. Questo si fa con un'agenda unica, con un sistema unico di prenotazione che non può essere fatto però in 3 anni come ci ha detto Bertolaso in commissione, deve essere fatto assolutamente nel corso del 2024. Si può fare e si deve fare per razionalizzare l'offerta e dare migliori risposte subito ai cittadini lombardi.